Sandro Pertini finisce senza reti la sfida tra Ponte Buggianese e Mobiliari Ponzacco. Primo tempo altalenante con le squadre che si sono affrontate a viso aperto. Sul tabellino possiamo annotare soltanto un'occasione per parte, quella del Ponte all'ottavo con Piovani e l'incrocio dei pali del Ponzacco al quarantesimo. Nella ripresa gli ospiti hanno spinto di più, costringendo i biancorossi nella propria metà campo. L'ingresso in campo di Gianotti e Granucci ha spostato poi il baricentro, con un finale che è stato di marca prevalentemente biancorossa, per un risultato tutto sommato giusto. Sicuramente dopo la prestazione di domenica scorsa ho avuto delle conferme, quello che volevo, una continuità di prestazione da parte dei ragazzi. Abbiamo creato anche qualche situazione interessante per fare gol. Sono partite di sofferenza, ma lo sappiamo, questo è il nostro campionato. Vedo però che i ragazzi sono pronti a vivere ogni momento della partita, sia quando c'è da soffrire, sia quando c'è da provare a vincerla. E sapevamo che questa era un'altra partita difficile contro una squadra sicuramente costruita per stare in altre posizioni della classifica. E quindi sono contento del pareggio. Come dici te, ormai questa vittoria manca da troppo tempo e la stiamo cercando in ogni modo, però dando continuità ai risultati speriamo, ecco, di trovarla il prima possibile per dare valore anche a tutti questi pareggi. Intanto cerchiamo di uscire dalla zona rossa della classifica e poi tutto quello che viene è in più, pur sapendo che comunque la realtà nostra è questa, nel senso che noi siamo pronti a viverla fino in fondo questa realtà, perché sappiamo che è quella che ci appartiene, con l'obiettivo di uscirne e di fare il meglio possibile.